In bocca al lupo e vinca il migliore. Amici di Braccia Ancora, benvenuti alla prima edizione della Master Burger Cup, la competizione targata Braccia Ancora che vuole eleggere il miglior hamburger d'Italia secondo noi, ma più che secondo noi, secondo la giuria che oggi abbiamo scelto. Allora, brevemente vi dico di che si tratta. Abbiamo convocato qui due chef specializzati in hamburger. Uno è Michele Cammarata, viene da Lazio e nel 2018 ha vinto il titolo di Best Grill Chef by Braccia Ancora. E l'altro è Carlo Giambertone, che nel 2018 ha vinto la Burger Battle, che è una competizione ovviamente dedicata agli hamburger. Oggi li facciamo scontrare. Chi vince si porta a casa il titolo di Master Burger, il primo Master Burger, che poi dovrà vedersela in futuro con altri. Allora, non sarò però io a giudicare, sarà una giuria che ora vi presento, giuria qualificata e sicuramente eterogenea, quindi ognuno esprimerà un giudizio in base alle proprie sensibilità, alle proprie convinzioni, in base a quello che ritiene sia l'hamburger migliore. I nostri due sfidanti sono qui, li andiamo a conoscere e poi diamo il via alle danze. Intanto però vi devo dire dove stiamo. Stiamo al Beef Bazaar, via Germanico 136, Roma. Lui è Duccio, il resident chef di Beef Bazaar, che dà una mano ai tuoi colleghi. Sono entrambi di origine siciliana, sono bravi a fare gli hamburger, hanno vinto dei titoli importanti e soprattutto sono poco social, una cosa davvero insolita. Michele Cammarata, da Alassio, quello che stai facendo non lo voglio sapere, semmai ce lo dici dopo. Ti vedo concentrato, non vuoi parlare, immagino. Vabbè, vuoi di qualcosa? Bisogno, non c'è bisogno. Ok. Bocca al lupo, caro Michele. Carlo Giambertone. Hai visto? Anche lui di origine siciliana, ha girato un po' il mondo. 4 anni in Corsica, mi hai detto? Sì. Benissimo. Ora stai in provincia di Ancona, vicino Iesi. Iesi, Monzano. Benissimo. Là sopra, nascosti, che non vi vedono lavorare, ci sono 5 giurati. Sono 2 giornalisti. Un fan di Braccia Ancora, un allevatore e uno chef stellato. Ok? Io adesso li vado a presentare ai nostri amici, però prima dobbiamo fare paro disparo per chi sarà il blu e chi sarà il rosso. I nostri giurati non lo sanno. Uomo. Uomo vitruviano? Numero. Michele, puoi scegliere se essere rosso, blu o blu. Blu. Michele sarà blu, Carlo sarà rosso. La consegna degli hamburger, la gara sta per iniziare, vi dico di che carne parliamo. Allora, questi sono i nostri hamburger, carne italiana, nata, cresciuta, allevata in Maremma. Hanno circa il 17% di grasso, ok? 17-18% e l'1% di sale. 3 a te, caro Carlo, e 3 a te, caro Michele. Nel link in descrizione a questo video vi do tutte le informazioni sui nostri hamburger, dove comprarli, come ottenerli, andate sul link in descrizione e trovate tutto. Io sono, ragazzi, curiosissimo. In bocca al lupo e vinca il migliore, ok? Io torno su, vai. Deve essere perfetto di sale, perché una cosa che odio è lo sciapo, che non si può, e mi deve stupire perché non mi aspetto degli hamburger che sono oltre la normalità. La carne deve essere perfetta, cotta bene e soprattutto l'hamburger deve essere il più naturale possibile, con meno condimenti e meno spezie possibile. Diciamo deve essere un gusto delicato, ma allo stesso tempo voglio provare un'esplosione di gusto in bocca. Deve essere un hamburger talmente speciale che non lo devo mai avere assaggiato in vita mia. Innanzitutto mi immagino oggi di mangiare un hamburger gourmet, tra virgolette, rivisitato assolutamente sì, con dei abbinamenti un po' particolari, anche se vanno un po' a osare, no? Quindi a te piace chi osa? Ah sì, assolutamente. Benissimo. Sì. Deve far tornare in mente le sue origini, essendo un pezzo di carne che è stato snaturalizzato, distrutto nelle fibre, parzialmente ricomposto, che io in bocca ne abbia il sapore, l'aroma, il ricordo della bistecca, del taglio di origine, e che non sia sovrapposto esageratamente dalle salse di condimento. Bene, allora, se volete fare come Franco e partecipare come giurati alle prossime edizioni della Master Burger Cup, ragazzi, ci dovete seguire su Instagram. Noi le convocazioni le facciamo lì.
L'ulteriore elemento di difficoltà è dato dal fatto che oggi cuciniamo noi l'hamburger con questo dispositivo di cottura che loro non conoscono. Roberto Zurlo rappresenta l'azienda Pira. Pira è l'azienda che produce questi forni a carbone. Che hanno di particolare questi forni? Allora, questi forni a carbone hanno in particolare due cose. Uno, che ci permettono sia di grigliare, e due, che ci permettono di poter cucinare. Quindi, come diciamo la nostra camera di cottura, che fa un effetto specchio, acceleriamo i tempi di cottura di oltre il 30%, ok? A quel punto che succede? Che noi praticamente facciamo un'ipotesi che mettiamo dentro una bistecca, dal momento che sotto grigliamo, automaticamente sopra l'effetto specchio ci cucina la carne e quindi imprigionando tutti i liquidi. La caratteristica di questi dispositivi di cottura è che non hanno necessità di essere attaccati alla canna fumaria, mi dicevi. Bravissimo. Praticamente la piazzi sotto la cappa così? Sì, sì, beh, dipende dall'altezza. Sì, sì, certo. Cappa, ah, fighissimo questo. È super figo. Quindi qualunque ristorante se la può mettere nel... Chiunque, non c'è bisogno di nessuna modifica all'impianto d'aspirazione. Carbone qua, la piazzi sotto la... Carbone vegetale e la sua alimentazione, e basta, né gas né corrente elettrica. Okay. Punto, quindi ci dà la possibilità di portare a brace nella nostra cucina. Che ricetta stai a fare? Si chiama hamburger definitivo. Hamburger definitivo? Cioè, se mangi questo qua, non mangi altro. Ah, ok, l'ingrediente segreto qual è? Ci sarà qualche cosa di particolare? Il cacao. Il cacao, benissimo, grazie. Come si chiama il tuo hamburger? Come la targa di Ancona? AL, giusto? Hamburger. Hamburger, ok, carino, carino. L'ingrediente che lo caratterizza? Allora, l'ingrediente che lo caratterizza è il finocchietto selvatico che coltiviamo sul Conero. Che nasce tipico, spontaneo. Tipico. Questo è l'hamburger di Carlo, tagliandino rosso. Signori della giuria, è arrivato il primo hamburger. L'hamburger rosso. È arrivato? Un bello spettacolo. Bello spettacolo? Guardi, gli spazi che faccio, mettetela.
e arrivano i tre e me li metto qui, eh? Da. Ok? Cacchio. Ed ecco qua l'hamburger di Michele, l'hamburger blu. È arrivato l'hamburger blu, ragazzi. Sono prodotti particolari. Cioè, innanzitutto rappresenta la tua idea di hamburger. Però uno dei due è più visto, diciamo. Uno è più fresco, uno è più... ti scalda, diciamo, in una giornata fredda ti scalda. Non posso dare giudizio, certo, se mi piace la stagione, ma quella di carne dove stia. Mi sembra di avere un hamburger elaborato dove c'è tanta idea dietro. È un hamburger che sembra un po' più ruffiano. Ma la carne è stata valorizzata molto più nel primo, nel rosso. Io vi dico che rispetto al primo, il secondo mi è rimasto, cioè solo il sapore della salsa. Se ti costringe le posate. No, io ne faccio. Sì, poi anche il side ti costringe a prendere la forchetta, perché con le mani quelli non li puoi mangiare. Ma anche proprio per la cottura, lo spessore della carne del secondo si era ridotto di molto. Cioè, il tuo hamburger è stato definito più estivo, più primaverile, il tuo è stato definito più invernale. Ok, effettivamente la consistenza, quel limone che tu ci hai messo gli dà una nota fresca. Certo. Mi hanno trovato molto interessante il cacao del tuo e il finocchietto, che si vedeva che era un finocchietto selvatico. La tensione là sotto si taglia col coltello. Io non so come sta andando a finire. Vado giù, faccio uno spoglio e poi vi porto su il vincitore. Ragazzi, qua dentro c'è il risultato finale. Un rosso. Ovviamente non può finire in pareggio, i giurati erano 5, ok? Un rosso, un blu, interessante la pratica, un blu, oh, oh, grande, oh, fantastico ragazzi, manco a farla apposta. Ok, ricordate una cosa, vi voglio bene, lo tiro fuori secco, veloce, siamo pronti? Secco veloce, rosso, Michele, grazie per aver partecipato. Sul filo del rasoio, caro, grazie di aver partecipato, grazie mille. Bravo Carlo, grazie. Bravo Carlo, bravo Carlo, sei il primo Master Burger d'Italia. Vai, braciami ancora. E al primo piano ci aspettano per la premiazione. Okay andiamo. Grazie mille. Grazie. Allora, ho mangiato, bravi tutti e due, perché io credo che abbiamo mangiato due hamburger molto molto buoni. Ci avete messo tanto del vostro, complimenti davvero. Grazie mille, è un piacere. Franco, sì, tu alla fine che hai votato? Sì, ho votato il rosso. Il rosso? Il rosso. Ero il quinto, quindi alla fine mi sono pure beccato. Ti sei pure la responsabilità dell'ultimo che ti ha convinto di più? Mi ha convinto il grado di cottura, l'acidità del limone, l'abbinamento del carciofo. Allora, quale ti è piaciuto di più di questi due alla fine? Mi è piaciuto di più il rosso. Il rosso? Okay. È stato difficile scegliere, perché in realtà erano tutti e due buoni, però diciamo che ho scelto quello che avrei finito, che avrei mangiato tutto. Il rosso. Il rosso. Per quale motivo? Forse troppa salsa nel blu che mi ha un po'... Okay. Ho coperto la carne. Ho votato il blu, assolutamente. Perché? Ma mi è piaciuto tantissimo, a parte il coraggio di osare, che ho fatto un hamburger che non ho mai assaggiato in vita mia, ma anche la carne marinata nel tè nero, come ha fatto Michele, è stata secondo me buonissima. Quindi vado a esclusione, tu hai votato per il blu. Sì. Ok, quindi uno chef stellato ha votato per il blu, questa è una gran cosa. No, sono stati due grandi piatti, no? Diciamo, perché poi anche nell'impiattamento ha fatto la sua parte. L'ho trovato uno un po' più complesso, no? Dove ci ha messo tanto del suo, e quell'altro anche, però mi è piaciuta molto l'idea, no? di andare, no? Con l'abbinamento vicino, il classico contorno, no? Che lo potevi creare a secondo, capito, del tuo gusto. Di vedere, ecco, quel contrasto sia soltanto addentare il panino e anche con i contorni a fianco. Allora, sveliamo
quello che mi puoi svelare del tuo hamburger? Sono andato a ricercare un po' di ingredienti IGP del territorio marchigiano e ho detto devo trattarli nel miglior modo possibile. Sono andato a raccogliere i pacasassi, che è un finocchietto marino praticamente. Sono andato a prendere un pecorino 18 mesi dei Monti Sibillini. Ho usato quasi niente sale, mi sono aiutato con dei limoni che coltivo io a casa. Il piatto era impostato praticamente. Doveva creare, noi abbiamo il Monte Conero, ho ricreato il panino al centro, dunque era il Monte Conero, e se avete fatto caso lateralmente c'erano due piccoli soli, un sole che nasce e un sole che tramonta, proprio quello che avviene nell'unica città, Ancona. Ragazzi, se all'ascolto c'è qualche chef, qualche grigliatore, qualche potenziale master burger e vuole concorrere per il titolo, ci contattasse, ci descrivesse la sua ricetta, veniamo da voi e veniamo a controllare che siate degni di sfidare Carlo, il primo master burger d'Italia. Vai, bracciami ancora, bravo, complimenti. Grazie. Comunque, dimostrazione ragazzi che con l'hamburger si possono fare un sacco di cose fighe. Io tutto quello che devo dirvi ve l'ho detto, grazie a tutti, un abbraccio e che la brace sia con voi, ciao!